E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. Il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, secondo la versione dell'Evangelista Marco, ci trasporta innanzitutto in un contesto conviviale in cui Gesù compie alcuni gesti significativi a cui noi adesso presteremo un po' di attenzione. Innanzitutto Gesù prese, labon, preso letteralmente. È il verbo della creatura che ha la vita, ma perché la riceve, non perché la produce da sé. Ora, si può prendere in due modi, o con la mano aperta per accogliere, o con la mano chiusa per aprire. Prese benedicendo, eulogesas. Prendere benedicendo significa ricevere il dono ed entrare in comunione profonda con il donatore, senza impossessarsi di ciò che si riceve da Dio, escludendo quindi ogni forma di riconoscenza verso di Lui. Terzo gesto, spezzò, eklasen. Se il dono si riceve, non può che essere condiviso, perché non è solo per noi. Vivere all'insegna del dono anziché del possesso esige inoltre il sacrificio, l'offerta, cioè, di quanto più prezioso, sacro Gesù ha, la sua stessa vita. È come un vaso pieno di olio profumato che, rompendosi, espande dappertutto la sua fragranza. Infine, Gesù rende grazie. Eucharistesas. Il sostantivo greco di questo verbo è usato da noi per indicare l'Eucaristia. Rendere grazie è tuttavia qualcosa di più rispetto a benedire. Etimologicamente questa parola in greco contiene il prefisso eu, che vuol dire bene, e la parola pregna di significato charis, che include la bellezza, il dono gratuito, l'amore gratuito, il favore. Quindi, se nel pane è racchiuso il corpo di Gesù, cioè tutta la sua vita, dal primo istante dell'incarnazione fino al momento apicale del suo innalzamento sulla croce, con tutto ciò che concretamente aveva riempito questa vita, silenzio, fatiche, preghiere, sudori, lotte, umiliazioni, gioie, nel vino è racchiuso il suo sangue, cioè la sua morte. Nella Bibbia, infatti, si pensava che il sangue fosse la sede della vita. Il suo versamento, quindi, rappresentava il segno plastico della morte. In poche parole, Gesù, nell'Eucaristia, ci dona tutto se stesso. Porta a compimento quella kenosi, quello svuotamento di cui ci parla la lettera ai Filippesi, mosso com'è dall'umiltà. A proposito, ci viene in aiuto Sant'Agostino, che commentando il Salmo 33 in quel capolavoro monumentale, quali sono le Enarrationes in Salmos, una vera enciclopedia di tutto il sapere del Vescovo di Ippona, interpreta tipologicamente, e non senza un certo fascino, nomi e vicende dell'Antico Testamento in modo da leggere a un certo punto l'offerta di Melchisedec, re di Salem, di cui si ha menzione in Genesi 14, come anticipazione del sacrificio eucaristico. Sentite come si esprime Agostino. Da dove ha preso spunto per farci apprezzare il valore del suo corpo e del suo sangue? Dal fatto che egli è alla portata di tutti noi, terra a terra. Se non fosse stato alla nostra portata, infatti, non lo potremmo né mangiare né bere. Guarda la sua sublimità,
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, ed era Dio il Verbo. Agostino cita l'incipit del prologo di Giovanni, a lui molto caro. Continua: ecco il cibo eterno, ma lo mangiano gli angeli, lo mangiano le sublimi potenze, lo mangiano gli spiriti celesti, e mangiandolo si saziano, e intatto resta ciò che li sazia e li allieta. Esprime semplicemente la immutabilità della natura divina. Ma, continuo, quale uomo può giungere a tal cibo? Dov'è un cuore adeguato a questo nutrimento? Agostino si sta chiedendo, e sta chiedendo al suo uditorio, com'è possibile superare la distanza che c'è tra il Verbo di Dio e la nostra umanità? Sentite. Era dunque necessario che quella vivanda, quella di cui si nutrono gli angeli, si facesse latte per poter pervenire ai piccoli. E come può diventare latte un cibo? Come si trasforma il latte se non passando attraverso la carne? Così infatti fa la madre. Ciò che mangia la madre mangia anche il piccolo. Ma poiché il bimbo è incapace di nutrirsi di pane, la madre incarna quel pane e con l'umiltà delle mammelle e il succo del latte nutre con quel pane stesso il bambino. Allora, per dirla sempre con Agostino, che commenta uno dei salmi ascensionali, il Salmo 130, potremmo aggiungere: il nostro latte è il Cristo umile, il nostro nutrimento è lo stesso Cristo uguale al Padre. Egli ti nutre di latte per giungere a saziarti di pane. È come se scrivesse Agostino che il Verbo si è fatto uomo, si è fatto latte per far passare l'uomo dall'infanzia alla maturità e per renderlo così capace di mangiare il Verbo. Mistero insondabile che pure è racchiuso tutto nel pane e nel vino eucaristici. Continuo. In quale maniera con tale pane ci ha nutrito la sapienza di Dio? Poiché il Verbo si è fatto carne ed ha abitato fra noi. Ecco l'incarnazione racchiusa nel pane e nel vino. Osservate l'umiltà, dato che l'uomo, come sta scritto, ha mangiato il pane degli angeli. Dette loro il pane del cielo. L'uomo mangiò il pane degli angeli, cioè il Verbo sempiterno di cui si nutrono gli angeli e che è uguale al Padre, l'uomo lo ha mangiato. Perché, essendo nella natura di Dio, non considerò una rapina l'essere uguale a Dio. Ecco la kenosi della lettera ai Filippesi. Si nutrono di lui gli angeli, ma egli annientò se stesso, potremmo dire svuotò se stesso, affinché l'uomo mangiasse il pane degli angeli, assumendo la forma servi. Fattosi simile agli uomini, è nell'atteggiamento riconosciuto come un uomo. Si umiliò facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Dall'incarnazione alla croce, dai primi istanti della vita terrena agli ultimi, quelli gloriosi, in modo che ormai dalla croce stessa venisse mostrato a noi il nuovo sacrificio, la carne e il sangue del Signore. Quindi, fratelli miei, celebrare l'Eucaristia è questione di vita e di morte del Signore Gesù e per partecipazione anche di noi. Cosicché con la liturgia e con un po' più di consapevolezza possiamo dire: ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Buona solennità del Corpus Domini a tutti.